Quest'anno siamo grandissimi, abbiamo 21 mostre per tutta la città e per la prima volta appunto portiamo una delle nostre mostre al MAEC e sarà la mostra dell'ex fotografo ufficiale della Casa Bianca, Pete Sousa, che ha seguito Obama sia quando era senatore ma soprattutto negli 8 anni di presidenza degli Stati Uniti. Quindi è bello vedere la storia contemporanea incrociarsi con la storia antica del territorio. Cortona de Move è sempre stata attenta a questo tema da anni, commissionando anche lavori ad hoc sul tema perché è uno dei eventi fondamentali del nostro secolo. E quest'anno abbiamo invitato Daniel Castro Garcia, un fotografo inglese che ha seguito i migranti a Calais, in Sicilia e in Grecia. E la parte interessante del suo lavoro è che non è un fotoreporter, quindi non gli interessa la notizia, gli sbarchi, quelle immagini che dobbiamo vedere, si devono vedere tutti i giorni perché succedono, però in realtà lui interessa approfondire le storie dei migranti, quindi seguirle, è diventato amico di alcuni e li segue anche negli anni per vedere cosa succede, come riescono a costruire la loro vita in Europa. Cortona de Move che muove anche tantissimi giovani volontari, questa mattina sono agli ultimi ritocchi sì. In tutte le varie sale espositive. Sì, stanno correndo come dei matti su e giù per le colline della città. Sì, come tutti gli anni abbiamo questa fantastica famiglia che ci raggiunge nelle ultime settimane, ci dà una mano fortissima. Abbiamo dai 15 ai 70 anni, quindi veramente un range, e stranieri, italiani, da tutto il mondo, insomma. E sono una parte fondamentale del festival, sono parte di noi e senza di loro non riusciremo a fare tutto quello che facciamo. È la solita e grande invasione delle immagini che porta Cortona de Move, un festival di dimensioni immediatamente internazionali ma che sta crescendo sempre di più e che soprattutto ci ha insegnato a riscoprire tanti luoghi di Cortona, a riappropriarci di tanti luoghi di Cortona, partendo dalla fortezza che adesso sta andando a gonfie vele al luogo dove vengono fatte le altre mostre. Quest'anno ospitiamo anche, siamo arrivati anche dentro al Museo Archeologico della città di Cortona con la mostra Si Obama. Una qualità altissima, dei messaggi importanti, dei messaggi quanto mai significativi in questo momento storico e quanto la cultura può creare chiaramente lavoro, può creare indotto e quanto la cultura può innalzare il senso civico e la qualità della vita di una comunità. Per noi lo sentiamo come un dovere fare quello che possiamo fare per queste iniziative che noi siamo una banca del territorio, ma in questo territorio portare delle iniziative che poi hanno una risonanza molto maggiore del territorio stesso. E credo che On the Move, la mostra, il festival che parte oggi, sicuramente sarà così. Questo è un omaggio, diciamo, che la banca fa non tanto per se stessa, quanto per tutta la zona, per tutto il posto dove noi lavoriamo, diciamo. E questo indirettamente porterà sicuramente anche dei riflessi positivi anche per noi, ma soprattutto porterà dei riflessi diretti a tutte le attività della zona.